Il terzo premio è stato assegnato a Marzia Grillo con le poesie Il futuro delle lingue ancora vive, con la seguente motivazione. È una ventata di intelligenza questa composizione dal ritmo aperto, cantante, metalinguistica, apparente per una sostanza solida e fattiva. Un inno alla comunicazione dei cuori più che delle lingue, attraverso un raffinato schema logico-grammaticale e una organica elaborata paratassi, si sgranano immagini fortemente emotive, espresse nel gergo tecnico della linguistica. Un esperimento post-futurista, ma che dalla sterile sperimentazione fonico-ritmica si discosta grazie all'equilibrio tra intenzione ludica e finalità etica. Invito a questo punto Marzia Grillo a leggere la sua poesia. Il futuro delle lingue ancora vive. Quando l'otto orizzontale può leggersi al contrario e perdere confini come si perdono i sensi, all'improvviso, un palindromo sfinito dalla propria ampiezza. Quando le parole hanno ponti di consonanti lasciate asciugare al sole, iati contrari alla morale comune e doppi accenti obliqui delle vocali ungheresi tirati al massimo come chiavi di volta. Solo allora ha senso percorrere il lessico ad alta velocità su verbi ad alto scorrimento, azioni uguali e contrarie, sinonimi riflessivi e rampicanti, viticci di un'aggettivazione esagerata, iperestesa, come il futuro delle lingue ancora vive, come la speranza che non si parli invano, da qui alla fine dei tanto vituperati non luoghi, in cui ci si sfiora soltanto per arrivare al cuore dei significati tangibili. Consegno a Marzia Grillo il premio e le chiedo anche di dirci poche parole sull'associazione, sul progetto a cui lei intende destinare la parte del premio che appunto per regolamento deve essere devoluta in solidarietà. Dunque, io vorrei dedicare una parte di questo premio a un progetto che si chiama Il Quadrifoglio, che sostiene tre case famiglia in Romania. Io ho origini rumene, oltre che, insomma, vengo da Roma, ma in realtà ho origini rumene, per cui, diciamo, sì, il mio cuore è anche lì. È venuto il momento del secondo premio. Io chiamo Muriel Nganzana, che viene dal Camerun e che ha vinto il secondo premio per la poesia Horizon Boucher. È una cantilena ironica e amara, nella quale il ritmo del verso e le figure retoriche creano un'alternanza tra due mondi che si confrontano, senza mai incontrarsi. È una poesia dell'attesa, ma anche della disillusione, della ricerca di sé e del disvelamento dell'inganno. L'utilizzazione equilibrata dell'anafora evita al verso il rischio del lamento intimistico e anzi ne deride finanche i presupposti ideologici. È un confronto, in definitiva, che si crea tra lettore e voce poetica, tra preconcetti e libertà di scelta. Nell'insieme sembra uno sberleffo, complice e un'alzata di spalle, liberatoria che scaturisce da una scrittura solo vagamente di genere, in cui tuttavia chiari sono gli intenti etici e l'atteggiamento ludico. Chiedo a Muriel di leggere la sua poesia. En français. Okay, I'm going to write my poem in French, to read it in French. Horizon boucher. Tu m'as donné la lune. Mi hai regalato la luna, ma senza la scala per salirvi. Mi hai dato i bianchi deserti e i mari, ma senza i cammini giusti per arrivarvi. Mi hai dato tutto l'oro del mondo, ma senza dirmi se era oro vero. Tu mi hai mandato lettere d'amore, senza però precisare il loro destinatario. Mi hai fatto portare dei fiori, senza però inviarmi il loro profumo. Mi hai dipinto dei bellissimi quadri,
ma senza alcuna immagine e senza alcun viso. Mi hai mandato una poesia, ma parlava di qualcun altro. Mi hai mi dici di amarmi, ma sempre di più ti allontani. Mi hai dato il tuo corpo, ma hai dimenticato di darmi il tuo cuore. Dove? Io lo ignoro. Infatti, tu mi hai costruito tanti orizzonti, ma erano tutti deserti. Perché io lo ignoro. Ti consegno il premio e je voudrais savoir a quelle organisation tu vas donner la part du prix qui. Alors, je vais donner la part de mon prix à l'Union internationale des jeunes écrivains et artistes pour la paix, la justice et l'amour, une association, n'est-ce pas, qui œuvre au Cameroun pour, n'est-ce pas, une meilleure insertion du jeune dans la société en organisant notamment des rencontres, en organisant des, en concrétisant, n'est-ce pas, des projets pour des jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Lui ha detto che appunto darà questo premio a questa associazione di giovani poeti per la pace in Camerun e che è molto contento di dire che hanno festeggiato la giornata mondiale della pace appunto andando nelle prigioni e quindi utilizzando la poesia per dare sollievo a chi, insomma, a chi ha bisogno. E a me piace sottolineare, adesso ho sintetizzato molto quello che lui ha detto, ma mi piace sottolineare che questo concorso poi incontra quasi sempre le persone giuste, perché la maggior parte delle volte i premiati sono giovani che si impegnano in progetti di solidarietà, che si impegnano in progetti di pace, che hanno già nel loro paese un radicamento dentro le questioni della solidarietà. Il primo premio è stato assegnato ad Aleksandra Dolega, che è una ragazza polacca che non è venuta. Credo che non sia venuta perché ha qualche problema di deambulazione, qualche problema di movimento. E quindi io vorrei però lo stesso leggere la motivazione, per renderle onore, perché è giusto, leggere la motivazione con cui la poesia è stata premiata. Per la capacità di rappresentare con fantasia ed intima identificazione gli orizzonti di un inganno, percorsi dal sortilegio del fuoco e del vento, dentro cui la matta gioca la sua vita, incurante forse di verità precostituite, in perfetta sfida verso il mondo. Beh, la leggo, poi se ci cacciano via faremo. Aleksandra Dolega, una matta. Sono una matta vecchio stampo, anche se non ho un ombrello di seta, a ripararmi da un sole che tinto de matite, satura il filo fugace d'una tela di ragno. In una bufera notturna il fuoco in cenere ha mutato un abito di sposa mai indossato. Scuoteva le imposte la burrasca della sera. Presto il vento ravviverà la fiamma di una scintilla estinta. Dal calore si sprigiona un mistero, gloria o dannazione di qualcuno. Non stupirti se sotto il casamento tremano le fondamenta. Una ragazza sola guarda il fuoco, arde il vestito e con esso l'amore e i ricordi. Si alza, s'abbottona il montone ed esce nella bufera, anche se invece dei ricordi nel camino brucerà un sogno. Sono una matta, vecchio stampo, anche se non ho guanti di pizzo. La fiamma, con mano tinta de matite, accarezza la gelida guancia della ragazza. Il vento si insinua, di nuovo tra le imposte. Presto scatenerà un incendio, la tormenta di neve. Sono una matta, vecchio stampo, e il riso d'una matta non soffocherà la bufera. Aleksandra Dolega ha 17 anni. È venuto il momento di dare la medaglia della Presidenza della Repubblica. La motivazione per questa poesia è stata scritta da Antonio Della Rocca, quindi io lo invito a leggerla. Africana, forse nigeriana, la voce, la giovane. Quanto giovane voce
che racconta quello che più che un grido di dolore è una dichiarazione di intenti. Vuole essere come loro, cioè come noi, ed è pronta ad affrontare ogni prova, anche la più ingiusta. Il ritmo dei versi propone il tema dell'orizzonte lontano come una metafora della rassegnazione che si oppone ad una speranza che non muore. La medaglia è assegnata a Cecchi Milazzo, che è di Trieste, e io la invito a leggere la sua poesia. Credo che Cetti stia pensando ad una persona cara che in questi giorni è scomparsa, vero? No, stai qui vicino, almeno stai qui vicino, va bene? Ha avuto veramente un'esperienza molto traumatica in questi giorni. Allora, orizzonti di speranze. Ho indossato un paio di jeans, volevo essere come loro. Fustigata a sangue, uno e poi due esecutori, bersaglio inerme d'una folla di curiosi e attenti osservatori. Ho svestito il mio corpo, volevo essere come loro, anorressica, nutrita con integratori, oggetto di distanti sguardi, bramanti carezze degli spettatori. Ho venduto la mia bambina, volevo essere come loro. Matrimonio forzato, mamma bambina, sposa, partorire a 12 anni con un piccolo bacino, ripudiata dal vecchio perché fistolosa. Ho rubato alcolici al supermercato, volevo essere come loro. 3 giorni di galera, non lo rifarò. La pensione non mi basta più ora, ma giuro, signor giudice, che non lo rifarò. Avvocato, fuori. Fuori piove ancora. Ho rispettato la tradizione. Volevo essere come loro. Infibulata. Non urlare di dolore, è irrispettoso, bambina mia. Non urlare di rabbia, è indecoroso, bambina mia. Non devi provare piacere, bambina mia. Adesso sei una donna. Ho lasciato il mio paese. Volevo essere come loro. Prostituta. Per quanto ancora venderò il mio corpo? Per quanto tempo ancora soddisferò le vostre perversioni? Salderò il mio debito, sì, lo salderò. Orizzonti di speranze, orizzonti di speranze infrante. Volevo dire che dobbiamo essere fieri di così tante persone che in questo momento sono qua, per la poesia, che è un linguaggio che dura da 3.000 anni e continua ad andare avanti se persone come noi lo portano avanti nella realtà che sembra che non lo vuole, ma è un linguaggio così forte, così universale, che può durare tranquillamente anche per altri millenni. Siamo arrivati alla fine di questa serata. Non sono mancate le emozioni, non sono mancati i sorrisi, non sono mancate le lacrime, non sono mancate le gaffe, non sono mancati gli errori, ma tutto questo fa parte della nostra umanità, del nostro stare insieme e quindi anche del nostro voler dare alle cose la loro verità. Quindi noi non costruiamo niente di fittizio, anche questa presentazione non vuole avere nulla di, tra virgolette, professionale. Io non sono una presentatrice, sono una persona che ama la poesia, qualche volta anche la scrive e soprattutto la legge e la incontra. Io amo molto questa parola, incontro.